sono un uomo del sud, nei luoghi del sud, soprattutto in luoghi belli come Salento, è come se venissi a casa in qualche modo. E poi questo è un libro che parla di tradizioni e soprattutto di tradizioni culturali attraverso la cucina, e c'è un legame forte tra la mia città, tra Napoli e le realtà salentine, se non fosse per i ricci di mare, per esempio. Questo teorema del babà com'è? È un teorema che dice che i dolci, in particolare il babà, è come l'amore, perché sembra semplice da fare, in realtà è molto complesso. Per fare un babà ci vuole cura e attenzione, per mantenere una storia, una relazione viva, ci vuole cura e attenzione, allo stesso modo. Sono due aspetti della stessa medaglia. La tradizione in realtà non è mai ferma in se stessa, la tradizione si rinnova lentamente, molto più lentamente che l'innovazione. L'innovazione è la spinta in avanti, una comunità deve avere anche dei pionieri che spingano a spostarsi. Il resto della comunità si muove più lentamente, quella è la lenta movimentazione della tradizione, ma non esiste tradizione che sia ferma in se stessa. Noi non cuciniamo come i nostri bisnonni, cuciniamo in modo diverso anche quando facciamo cucina tradizionale. È stato un momento straordinario per questa comunità di Alezio, ma per l'intero territorio del Gal Serre Salentine. Come Gal Serre abbiamo voluto chiaramente essere a fianco all'amministrazione comunale di Alezio in queste iniziative culturali, però guarda caso questa sera Franco Di Mare presenta un suo testo straordinario, Il Teorema di Babà, che riprende un po' le tematiche del Gal stesso. Noi proprio in questo periodo abbiamo in tutti i comuni puntato nello specifico a far conoscere quelle che sono le nostre ricette tipiche. Dobbiamo ringraziare come amministrazione comunale il Gal Serre Salentine nella persona del presidente Francesco Pacella e dobbiamo ringraziare in primis Gian Piero Pisanello che ha consentito a noi di trascorrere queste tre serate e ha consentito alla comunità di Alezio soprattutto di poter vivere insomma questa esperienza che spero che possa avere una continuità in futuro. Un'occasione bellissima per incontrarsi, scambiare le proprie opinioni, conoscere, informarsi, anche sulla scorta della tipologia degli ospiti che abbiamo avuto di grande levatura.